Quando Suzel già all'inizio offre le violette a Fritz, è molto importante che il gesto sia lento, perché crea subito una sospensione emotiva, emozionale, no? E quindi mi raccomando sempre questa lentezza. Poi loro giustamente hanno magari problemi di maestro, di attacco, di cose, qualche volta si affrettano e allora lì continuiamo sempre a fare sto tiro e molla. Lenti, lenti. Che ho trovato particolarmente giusto in questa storia qui aderire anche alla scelta di Mascagni. Cosa voleva Mascagni da quest'opera? Era un momento per lui di relativa serenità familiare, nasceva un altro figlio, aveva avuto i trionfi incredibili e sorprendenti, diciamo, per un neofita, insomma, per uno che cominciava una carriera di cavalleria, quindi verismo, proprio sangue e carne. E voleva una pausa, voleva un momento così più lirico, più tenero, più intimista. E io a questo ho risposto. Fritz si chiude, ha paura di vivere l'amore, ma mentre una volta era una cosa così da maschietti che diceva per carità il matrimonio, no? Non era una cosa così psicoanalitica come oggi, che parliamo di Peter Pan, parliamo d'altro, però al tempo stesso è estremamente attuale, perché io sento tanti giovani, ho amici giovani e giovanissimi, tutti hanno tanta paura dei sentimenti, hanno tanta paura di abbandonarsi a questo miracolo, questa magia, anche spesso sofferta o stravolgente, ma che è l'amore. Invece va vissuto fino in fondo. Allora perciò mi piace arrivare completamente alla conclusione dell'opera con proprio il tripudio dei sentimenti. Credo che qualche volta sia legittimo questo abbandono alla tradizione, non in senso rigoroso, ma in senso di contenuto. Di cosa l'autore ha voluto dire. Siccome poi questa è una storia di una piccola comunità ebraica alsaziana, noi abbiamo voluto aderire all'idea del piccolo romanzo, quindi è Alsazia in questo caso, e il contenitore è una cornice rigida, verde, che in qualche modo simboleggia la natura alsaziana, rigogliosa, verde. Quando vuoi. Cos'è l'opera per me? Beh, l'opera l'ho assimilata col latte materno, cioè ero nella pancia della mia mamma che andava all'opera a Roma e io ero lì che ascoltavo, tant'è vero che a 2 anni già cantavo un bel di Vedremo, naturalmente piangendo, naturalmente. Con papà invece facevo il duetto di Rigoletto, quindi l'opera mi ha accompagnata sempre da quando sono nata e emozionandomi fortemente, perché è fatta di sentimenti importanti, a parte le opere buffe, come giustamente, ma diciamo che mediamente c'è una drammaticità, no? Ci sono tutti i sentimenti umani rappresentati nell'opera e per me questo la rende eterna, cioè mi dà fastidio pensarla come un genere desueto ormai, che uffa, che strazio, ma secondo me è solo un problema di stupido pregiudizio, di modernismi mal interpretati, scusate la brutalità dell'idea che ne ho, ma fa parte peraltro di una nostra cultura talmente profonda, talmente radicata, che in tutto l'Ottocento, anche il Novecento, ma si cantava per le strade, si cantava l'opera, era popolare. Che vuol dire essere popolari? Vuol dire portare a tutti la possibilità di fruire di una cosa bella, colta, emozionante. E ognuno la prende nella misura in cui è capace di prenderla, ma non importa. Educa, come tutto il teatro, come tutta la cultura in generale. Quindi l'opera, oltretutto per noi, insomma, francamente, è un radicamento storico talmente importante che dovremmo essere un pochino più fieri, rispondere anche un pochino meno alle esigenze, diciamo, di mercato, a questa ormai moda straripante, che purtroppo è una regola terribile per tutti, che bisogna fare rumore, fare audience, come si dice oggi, per ottenere il risultato e l'attenzione del pubblico. Non è vero, bisogna fare educazione. La Fenice è questa cosa mitica, misteriosa, affascinante, insomma, è irresistibile la Fenice. Ma io ho avuto dei precedenti qua. Uno buffo, divertente, c'era il maestro Tangucci,
era Carnevale e io avevo già dato sia a Roma che al piccolo Reggio a Torino, perché il maestro Rattalino mi ha voluta per forza, un salotto Carmen, cioè l'idea di una signora che faceva il melodramma in casa perché era una patita, quindi un gioco sulla Carmen, ma il mio è sempre un gioco amoroso, affettuoso, e questo fu il primo impatto. Poi, sempre nell'88, capitò quest'altra avventura straordinaria delle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti. Essendo io molto amica di Leonucci e di Adriana, di sua moglie, una sera ci vedemmo, io canticchiavo così per gioco, e Leo disse, ma dai, inventiamoci una cosa. Cioè, nacque l'idea di questa esperienza straordinaria. E io fui coinvolta, terrorizzata naturalmente, ma coinvolta. E devo dire una cosa, io fui gratissima all'orchestra, con la sua comprensione enorme, e allora a un maestro suggeritore, che la prima italiana, io ero impauritissima perché dovevo cantare, e attaccavo sempre un secondo in ritardo, quindi ero disperata, volevo andare via, volevo andare a casa, ho detto no, non posso fare sta figura. Leo disse no, no, si va in scena. Allora questo maestro mi venne vicino e mi disse, ti non sta a guardare il maestro, ti guarda me, mi te fa so e ti tacca. E io così ho fatto, è andato tutto liscio. Per dire come a volte se sei un artista amabile e disponibile, gli altri artisti ti aiutano.